E c'è Rocco. Sì. E mo passa gentilmente. Sì. Io sono. Rocco. Sì. Senti, passavo mamma dietro, io non fai Rocco. Ce l'hanno per naso. Si pigliò una lacciata e mezzo di mosto per fare la mostata. A ufficio tutta cosa, per parole ci messo un po' di cannella, un po' di nocciolino. Sapore buono, eh? Come è caduta a mia figlia, ci cominciava a cadere i denti oggi. Quali denti? I denti, la bocca. E sputano un euro, vanno in bagno ad esempio a fare la pipì e pisciano un euro con loro del mosto. Ma cosa, ma che cazzo ci metti tu dentro? Tu e lei? Come quel signore? Dico che ci mettesi tu dentro, ma fa gentilezza, morire che ci mettesi tu dentro, come facci su sto mosto? Era racina, che racina era? Racina, sì, prima di tutte delle. Ma da, proprio tu dico quel signore, tanto sta racina con un appigliato. Ah, racina a patino l'ho pesa, signor lei. A pacchino? Sì. Ma non è che c'era che medicinale da dentro? No, non c'è né medicinale. Ma ti dico che si consumò mamma, moglie e mio figlio. Tu e lei, se vuoi sapere. Caliò sogno. Caliò? Caliò, sì. Un patrinino. Un patrinino? Sì. Qual è Nino? Nino Caliò. Signore, lei, la racina è 100%, può stare tranquillo. Ma piglia sta Pechino? Sì. Ma cosa da pazzo, io parlando fra mia tia, tanto non c'è mia moglie che non c'è, potevo riscurre. Parlano fra mia tia, mi un chiaro cuglione a quanto non scecco. No, lei basta, no, lei no, no. A me i denti non mi pigliai i denti, a me non mi pigliò i denti. Ma mi un chiaro cuglione a quanto non scecco. Signor, lei basta, no. Come? Non capivo. La risposta della regina è 100% la regina. Guarda se è disposta, è d'attettosa, no. Ma a tutti ce ne succedeva sta cosa? Dico a tutte ce ne poteva succedere sta cosa. No, tu può stare tranquillo. No, c'è mio figlio che mi sta dicendo che aveva pure i papoli da bocca. Dice che aveva i papoli. Non può essere, signor lei, può stare no. Dico è di Pechino. Patino, sì. Pechino. Sì. Ma mi un bicchiere che hai o che fare? Ne sto un bicchiere, c'è a parlare a analizzare o tu porto dopo? Adesso può analizzare un volere, signor lei. E uno fa sanare la zara. Uno vuole lei. Allora ci porto da un Ciccino Lobaldo, ci fa sanare la zara io. Ciccino Lobaldo, dove è Ciccino Lobaldo? È uno che fa la analizza tutte queste cose. Signor che... lei, può stare tranquillo, ci ho detto. Posso stare tranquillo? Sì. Dico, ma che faccio, la fa analizzare o no? Non abbiamo caputo allora che lo voglio dire. Uno vuole analizzare, lo faccio analizzare. Un dottore mi disse che parlava con voi, mi chiamava voi. Allora no, lei si può analizzare, lo mostro. Ma cosa da pazzo, va? Tu l'hai assaggiato sto mosto? Sì. Se ti sente buono? Sì. Non do problema, manco un forungolo. Non signor lei, può stare tranquillo. Va bene, va. Va bene? Va bene. Richiamo. Pronto? È sempre il signor Rocco. Sì. Salve, io chiamai ora. Mi sta dicendo mia moglie che quando me ne appiglio sul mosto e avevo uno scatolo dopo tipo che c'era un medicinale da Inza. Medicinale non ce n'è, signor lei, va bene, lei sta, no, tu sua moglie. Medicinale sta, io non ce ne metto in Ciaracina. No, lei, voi visto uno dopo scatolo? No, stato io sta, non hai stato in medicinale. Ma dice che non aveva scatolo su Cristiano, Teresa. Non era un medicinale. Insiste che era un medicinale. Bustini. Signor lei, può stare tranquillo. Io medicinale sta, non è. Non la buttiamo da salone. Come? Io qua medicinale non ce n'ho. Non ce n'ho. Va bene. Sì? Scusa, sempre io assunto. C'è mio figlio. Mio figlio vuole parlare con te. Tu posso passare? Vieni qua, Alduccio, vieni qua, Gioia. Aspetta che ci chiedo che hai da bocca. Mi sento male. Signora, Daria, non buttare l'onna, ciao via.
i denti che non mi sento più. Lei va a un dentista e ti fa tonciollare i denti, no, va bene? Non è che fumo medicinale che avete dopo. Non è medicinale, c'ho vita, vieni sta e vediamo se tu sei. Io sono un figlio.